Tutorial del tool Lentay. Il sito ufficiale del progetto LensSupport è www.lensupport.eu. Nella home page troviamo questo pulsante che ci darà accesso alla piattaforma DSS. E ai lati troviamo quello sulla documentazione tecnica e una breve guida su come registrarsi alla piattaforma. Cliccando sull'accesso alla piattaforma, arriveremo in questa pagina in cui c'è una finestra in cui inserire username e password precedentemente salvati durante la registrazione. Spunteremo disclaimer e privacy, sceglieremo la lingua ed effettueremo il login. Il sistema ci chiederà a quale ambito siamo interessati, dove vogliamo focalizzare il nostro accesso o se utilizzare la versione intera in cui scegliere successivamente il nostro tool di interesse. In questo caso noi andremo in Land Gradation o Spatial Planning in cui è presente il tool CAP, ci cliccheremo su e ci verrà chiesto adesso a quale scala vogliamo interrogare il tool. In questo caso cliccheremo la scala nazionale Italia. Ci verrà anche chiesto se vogliamo conservare questa scelta per le prossime volte e non doverla effettuare ogni qualvolta effettueremo l'accesso. In questo caso io cliccherò no. Una volta entrati nella piattaforma, questa è l'interfaccia grafica. Sarà ovviamente possibile muoversi tra le diverse scale anche dall'interno e troveremo la toolbox, ovvero la sezione con tutti gli strumenti disponibili alla scala selezionata, che in questo caso, come ricordate, è Italy, e ci aprirà il tool ZeroNet Lentake by 2050, perché lo abbiamo richiesto espressamente durante l'accesso. Il tool è diviso in tre sezioni: Geospatial Knowledge, Monitoring e Planning. Le affronteremo una alla volta e ricordo che per una comprensione tecnica di tutti gli strumenti presenti all'interno di LensSupport c'è appunto la sezione Technical Documentation nel sito e presto saranno disponibili anche direttamente dall'interfaccia grafica le schede tecniche di ciascun tool. Iniziando da Geospatial Knowledge e cliccando sulla freccetta si aprirà un menu a tendina con i subtool disponibili. In ordine apriamo Environmental Report. Clicchiamo sul subtool e si aprirà il model request, la finestra di richiesta. Ora dobbiamo scegliere una regione di interesse da interrogare. Possiamo o averla precedentemente disegnata e salvata sul sistema, come farlo lo vedremo tra poco, oppure interrogare il sistema per limiti amministrativi, ossia regioni di interesse precedentemente delimitate in quanto appunto limiti amministrativi. Sceglieremo ad esempio un comune italiano. Scrivo Pavia. Ci verrà non date delle opportunità tra cui scegliere e anche i livelli NAS, ossia se voglio interrogare la provincia di Pavia, ovvero NAS Level 3, o se voglio interrogare il comune di Pavia, il Level 4. In questo caso interroghiamo il Level 4. Dopodiché clicco sul tasto Elabora e ci viene detto che potrebbe passare un po' di tempo per l'elaborazione. Automaticamente il sistema si sposta su risultati ed elaborazioni e qui avremo l'ultima elaborazione effettuata, quella più in alto, Environmental Report. Andata a buon fine. Clicchiamo sulla riga corrispondente all'ultima elaborazione e nei dettagli dell'elaborazione ci saranno due pulsanti. Uno che ci permetterà di visualizzare la ROI, ovvero l'area di interesse che abbiamo interrogato, in questo caso il comune di Pavia, apparirà appunto il confine del comune di Pavia, e un altro ci permetterà di accedere ai risultati e dal report.
l'environmental report, appunto. Cliccando verrà aperto un nuovo pannello nel nostro browser in cui verrà aperto il report, l'environmental report sull'intake. Chiaramente è possibile salvarlo sul proprio device. Le informazioni contenute nell'environmental report iniziano appunto dalla regione di interesse, cioè la scala a cui abbiamo interrogato il tool, la municipalità che abbiamo scelto e il livello, l'estensione in ettari e le coordinate. Se ci sono corsi idrici nei confini dell'area di interesse selezionata, se ci sono siti protetti o Natura 2000, i dati di popolazione a partire dal 1961 fino al 2018, troveremo presto anche delle caratteristiche topografiche dell'area di interesse selezionata, la litologia e dei suoli, nonché le classi land cover, land use e land cover, Corin dal 90 al 2018, e i dati climatici. Dopodiché, nell'ultima sezione, è possibile valutare i servizi ecosistemici secondo l'approccio MAES, e quindi avremo alcuni dei servizi ecosistemici, ovviamente non tutti, ma quelli relativi ai suoli principalmente, quindi alcuni rappresentativi, e avremo dei valori che ci diranno i servizi ecosistemici dell'area selezionata. Per qualsiasi chiarimento, oltre che le note in coda al report, ricordo che c'è la documentazione tecnica sul sito. Terminata l'interrogazione, possiamo spegnere l'area di interesse e resettare il sistema ritornando al toolbox per interrogare un successivo tool, in questo caso Fragmentation. Ancora una volta sarà possibile scegliere tra una regione di interesse precedentemente disegnata e salvata o i limiti amministrativi. Scegliamo questa volta Milano NAZ4. Qui è possibile scegliere un valore in metri da 0 a 1500 per indicare l'area di indagine del modello per quanto riguarda la frammentazione. Quindi più maggiore sarà questa distanza, più il modello andrà a ricercare lontano frammenti di urbanizzato. La data appunto a cui dedicare l'indagine, ossia in questo caso l'ultima disponibile è la 2019, cliccare sul tasto Elabora. Cliccando sull'ultima operazione effettuata, appariranno i dettagli dell'elaborazione, ancora una volta il tasto per individuare e visualizzare la regione di interesse selezionata e la spunta per la mappa della frammentazione. Apparirà dunque una mappa la cui leggenda è consultabile cliccando in questa freccetta in alto a sinistra della Graphic User Interface. Tra l'altro, questa sezione contiene anche altre funzioni, come quella dei layers, in cui posso interrogare in qualsiasi momento tutte le mappe precaricate in Lens Support. Ma concentriamoci sulla leggenda, che ci dice appunto che i valori più bassi di frammentazione sono quelli che nella mappa vengono visualizzati con il blu, mentre i più alti sono quelli visualizzati con il rosso. E possiamo consultare la nostra mappa. Possiamo poi chiudere la sezione della leggenda, spegnere la mappa della frammentazione e spegnere la ROI per andare a interrogare un nuovo strumento. Torniamo nella toolbox. E di questi indici vi mostrerò adesso gli Urban Sprawl, poiché Edge Density, LCPI ed RMPS sono anche consultabili in maniera in forma aggregata in un altro strumento che vedremo a brevissimo. Clicco dunque su Urban Sprawl, scelgo i miei limiti amministrativi, ad esempio Napoli, ma l'utilità di questo tool si vede confrontando diversi comuni, ad esempio Napoli con Casalnuovo, Marano di Napoli, Melito di Napoli
e Mugnano. Dopodiché seleziono la data a cui voglio riferire la mia indagine, e anche stavolta sceglierò il 2019, clicco sul tasto Elabora, vado ancora una volta sull'ultima elaborazione disponibile e stavolta mi appaiono, oltre a quella dell'eroi, due icone, due pulsanti. Una che ci mostrerà una tabella con i valori in percentuale dello sprawl, quindi della dispersione urbana di questi comuni, e quindi potrò confrontarli immediatamente numericamente, oppure posso consultare il grafico per avere un'immediata visualizzazione di quali sono le differenze tra i comuni che ho selezionato. Come vedremo in questo caso, Marano di Napoli è quello che presenta un valore più alto di sprawl, 5.3%. Ritorniamo nella toolbox. Land Take Monitoring, nuova sezione. Clicchiamo sul subtool, selezioniamo i limiti amministrativi, ad esempio la Municipalità di Roma, quindi Roma NATS 4. Scegliamo una data di inizio dell'indagine, ossia il 2012 ad esempio, e una data finale, il 2019. Clicchiamo sul tasto Elabora. Clicchiamo sull'ultima operazione e avremo una tabella con un sunto della perdita di area rurale tra il 2012 e il 2019 in ettari e il guadagno di area rurale. Per scendere nei dettagli, clicchiamo sul PDF for Land Take e in un nuovo pannello si aprirà un report in cui avremo sempre la scala a cui stiamo interrogando il sistema, il nome della nostra regione di interesse, in questo caso il Comune di Roma, la sua estensione in ettari, i parametri per i quali abbiamo ricercato, ossia tra le date tra il 2012 e il 2019, la perdita in sintesi in ettari di area rurale, il guadagno in area rurale, e poi avremo scomposta in 10 classi di produttività del suolo quanti ettari abbiamo perduto per classe di produttività e per tipologia di uso del suolo. Per maggiori informazioni, chiaramente consultate sempre le note dei report, dei PDF o i documenti della documentazione tecnica presente sul sito. È inoltre possibile selezionare e visualizzare direttamente sulla mappa, spuntando nella casella Land Take, visualizzare sulla mappa dove è avvenuta la perdita di suolo e dove è avvenuto il guadagno di suolo. In rosso tutti i punti in cui il suolo è stato consumato. Ritorniamo nella toolbox e ci spostiamo nell'area di planning, dove avremo questi strumenti. New Urban Development simula una nuova urbanizzazione. In questo caso torna utile andare a disegnare un'area di nuova urbanizzazione direttamente con il mouse. Quindi scegliamo un'area di nostro interesse. Ad esempio un'area limitrofa al comune di Napoli. E immaginiamo di dover costruire del nuovo urbano. Dunque, andiamo su Disegna Polygon, clicchiamo. A questo punto sarà possibile, a mano libera, punto per punto, disegnare un poligono, cliccando singolarmente ogni qualvolta vogliamo aggiungere un punto al poligono stesso. Una volta che vogliamo chiudere il poligono, clicchiamo due volte. Daremo questo nome al poligono, lo chiamiamo New Urban Esempio e inviamo al sistema. Ora possiamo o disegnare un nuovo poligono o salvare quello che abbiamo appena disegnato. In questo caso salviamo e riscriviamo il nome New Urban Esempio.
lo salviamo nel sistema e adesso sarà disponibile qualunque volta ne avremo bisogno. Clicchiamo dunque su Modello of Urban, New Urban Development, scegliamo adesso stavolta tra le ROI e troveremo quella da noi salvata, New Urban Esempio, e scegliamo una percentuale di copertura. In questo caso scegliamo il 100%, dopodiché elaboriamo. Andiamo a cliccare sull'ultima operazione e possiamo dunque aprire il PDF, che come al solito si troverà in un nuovo pannello. La regione di interesse, ossia come l'abbiamo chiamata, in quale scala stiamo interrogando il sistema e quanti ettari e quant'è l'estensione in ettari di quest'area che abbiamo disegnato. Qual è la percentuale di copertura che abbiamo scelto, quindi l'impermeabilizzazione del 100% di quest'area, e qual è la perdita potenziale di servizi di alcuni dei servizi ecosistemici. Qui c'è un errore, ma questo è sono euro, perché utilizza l'approccio ISPRA, che quantifica anche economicamente crop production e timber production. Quindi stavolta l'approccio utilizzato sarà quello di ISPRA. Ritorniamo nella toolbox e possiamo adesso interrogare Model of Urban Development, ossia un subtool che permetterà di confrontare e aggregare gli indicatori di cui parlavamo prima. Scegliamo ancora stavolta più comuni, riandiamo nella zona di Napoli, NAS4, Casalnuovo, Marano, Melito, Mugnano. Andiamo a scegliere la data dell'analisi, elaboriamo. Andiamo nell'ultima operazione e possiamo confrontare in formato di tabella e di grafico le differenze, appunto, dei tre indicatori, l'edge density, LCPI ed RMPS, che descrivono comunque la compattezza, la frammentazione urbana in diversi termini, e possiamo confrontare appunto le differenze dei cinque comuni in questo caso per tutti e tre gli indicatori menzionati. Sarà dunque poi possibile selezionare New Green Corridor, ossia immaginare di restituire ad ambito rurale una parte di urbanizzato. In questo caso andremo ancora una volta a disegnare un'area. Immaginiamo di voler riconnettere un tessuto rurale ad un altro tessuto rurale e quindi pensiamo di riaprire un corridoio ecologico. Riclicchiamo su Disegna Polygon, disegniamo il nostro corridoio ecologico. Lo chiamiamo Cor 1, ad esempio. Andiamo a salvare il poligono. Clicchiamo sul Subtool New Green Corridor, selezioniamo la ROI da noi appena salvato, Cor 1, scegliamo la percentuale di copertura, quindi del 100%, e clicchiamo sul tasto Elabora. Andando ad aprire il PDF, scopriremo stavolta il potenziale guadagno in servizi ecosistemici, sempre con l'approccio ISPRA, per quanto riguarda la crop production, il timber production e carbon storage. Questi, ricordo, sono euro.